Ragazzi, vi chiedo un momento di silenzio che stiamo provando a connetterci telefonicamente col grande Piero. Stiamo facendo una prova di centralino con Piero Angela. Aspettate un secondo. Piero? Eccoci. Voi sentite, ragazzi? Vedi anche la sala? Aiutami, perché io tecnologicamente sono un disastro. Allora, voi mi sentite? Sì. Bene. Buongiorno a tutti quanti. Mi piace, mi sentite bene adesso? Bene, posso andare avanti? Certo. Sì. Sì. Allora, mi spiace di non poter essere lì, forse ve l'ho spiegato, che ho avuto un trauma a un ginocchio che però mi ha praticamente immobilizzato la gamba e il chirurgo che mi aveva già operato prima ha detto non si deve muovere, se no peggiora e andiamo poi nelle peste. Quindi, però, vengo, non vi libererete di me. Arrivo presto, appena posso, combiniamo e vengo su. Però comunque già stamattina abbiamo fatto una lunga conferenza stampa in streaming con i giornalisti che mi hanno fatto varie domande su questa iniziativa e comunque avevamo previsto anche un filmato di riserva. Quindi tra poco non solo mi sentirete, ma mi vedrete anche, questa volta filmato. Però spiegherò perché non potevo venire anche un po' che cosa significa questa iniziativa. Io tra l'altro oggi avrei parlato molto di come la tecnologia sta cambiando non solo le cose che conosciamo, il mondo dell'industria, il modo di vivere, la medicina, ma sta cambiando la cultura e purtroppo non abbiamo oggi la capacità di, come dire, avere una cultura della tecnologia che sia in grado di usarla bene, nel modo giusto e efficiente per fare quelle cose che tanto si predicano ma che poi non si fanno. È un discorso un po' complesso che farò quando verrò da voi. Comunque questo volevo anticiparlo. E poi naturalmente ringraziarvi di essere venuti qui, vedo la sala piena, quindi non ci sono defezioni. È importante che voi le seguiate tutte queste lezioni. Capisco che voi avete da fare tante altre cose, studiare, ma se avete scelto di venire a seguire questi incontri, beh, vi consiglio di farlo. Anche per le persone che vengono, perché sono tutte persone di altissimo profilo che vengono qui proprio per parlare con voi, spesso da molto lontano, e quindi diamo loro almeno la soddisfazione di non vedere una sala deserta. Ecco, allora io ho finito e mandiamo in onda questo mio breve intervento e poi avremo modo di vederci in futuro. Sono molto contento. Voi siete bravi. Sapete, il Trentino per noi di Super Quark è veramente il posto più che ci gratifica di più, perché voi siete i nostri migliori ascoltatori. Dico voi, ma tutto il pubblico di questa volta, no? Complimenti. Vuol dire che siamo amati in particolare nella vostra regione, che ha tanti meriti, lo sappiamo. Poi siete i più bravi in tutte le prove, in valsi, Pisa, eccetera. Sappiamo che qui, quindi, seminare idee qui trova un terreno molto fertile. Quindi vi ringrazio per la vostra partecipazione. Spero veramente che ci vedremo molto presto. Vi lascio a Piero Bianucci, che l'ho già detto stamattina ma lo ripeto, è una persona straordinaria. Lui non è solo un grandissimo
divulgatore di scienza, per tantissimi anni ha lavorato alla stampa di Torino con un inserto che era l'unico vero inserto di scienza, il Tutto Scienza. Anima, congressi, convegni, tantissime iniziative anche per i più piccoli. Continua a scrivere tantissimi libri. E cosa interessante, la sua formazione è filosofica. E credo che qui ci sia poi parecchio da dire, perché in fondo per gestire bene la tecnologia bisogna avere anche una mente che ha la capacità di, come dire, saper tessere tutte le cose, gli elementi, e farne un sistema anche mentale. Insomma, la tecnologia è qualcosa che non va vista solo come le macchine, i razzi o le supposte. C'è veramente un discorso culturale da fare, ed è quello che cercheremo di fare con voi, grazie ai grandi esperti che verranno qui. Però io adesso ho finito, lascio la parola a Piero Bianucci. Grazie e arrivederci. Grazie, grazie Piero. Mandiamo il tuo video e poi sentiamo i saluti del rettore di Francesco Profumo. Via il video. Non essere tra voi oggi, ma a causa di questo ginocchio il chirurgo me l'ha proibito, ma sarò presto tra voi perché voglio raccontarvi tante cose che riguardano proprio questo ciclo. Sono molto felice che l'Università di Trento con la Fondazione Bruno Kessler abbia dato il via a questa iniziativa, perché penso veramente che sia utile per voi studenti, per voi giovani, capire un po' meglio cosa si sta preparando per il vostro futuro. E questa iniziativa, come sapete, è cominciata al Politecnico di Torino, grazie al professor Francesco Profumo, che è anche presidente della Fondazione Bruno Kessler, e sta continuando anche all'Università di Tor Vergata, a Roma 2, dove anche lì 400 studenti seguono questi cicli di lezioni che riguardano quello che vi aspetta nel vostro futuro. Il futuro non è mai prevedibile, però ci sono delle tendenze chiare che mostrano quello che nella vostra vita voi dovrete affrontare e spesso risolvere, perché sarete certamente in buona parte la classe dirigente del paese. Allora, questo ciclo, come sapete, permette di affrontare dei problemi che in realtà la scuola e anche l'università non affrontano perché non è il suo ruolo. Io ho fatto il liceo classico, all'epoca mia si studiava, ma ancora oggi, soprattutto il passato, storia, storia della filosofia, storia dell'arte, greco, latino, letteratura e poi le materie scientifiche, ma non la scienza. A scuola si insegna poco la scienza, il suo metodo, la sua pervasività, l'etica, le implicazioni e le nuove tecnologie. Vedete, noi viviamo delle generazioni sempre più lunghe. Una volta si viveva poco, però abbastanza per vedere dei cambiamenti molto lenti. Oggi le generazioni, grazie anche a tutte, sappiamo, le medicine, ma non solo, si allungano. Io, per esempio, quando sono nato, avevo una previsione, quello che si chiama la speranza di vita, di 52 anni, ne ho compiuti 90. Quindi, in realtà, una generazione vive tante vite, una dopo l'altra, dovute ai cambi che la tecnologia comporta. All'epoca di mio padre, pensate, non era ancora stata inventata la bicicletta, neanche
la lampadina elettrica. Parliamo dell'Italia di poco dopo l'unità, 1875. Quindi una generazione, la vostra in questo caso, conoscerà un cambiamento straordinario. Il 2050, che sembra così lontano, beh, nel 2050 voi sarete dei giovani cinquantenni. Ebbene, questo vuol dire che la cultura oggi ha bisogno di comprendere meglio questo mondo nuovo che attraverso la globalizzazione, la nuova economia, la demografia che cambia, la geografia mondiale, ma soprattutto le nuove tecnologie che scardinano completamente quello che era la struttura del mondo del lavoro e della conoscenza in passato, abbiano nelle università e nei giovani un punto di incontro in cui si possano elaborare pensieri, ascoltare persone che hanno esperienza, personaggi che hanno avuto la possibilità di studiare queste nuove tendenze e quindi di raccontarvi un po' quello che sta succedendo fuori. Questo è il senso di questi incontri. E allora credo che la cosa migliore sia intanto sentire questa prima relazione, che è fatta da un collega bravissimo, Piero Bianucci, che tra l'altro è lui che conduce al Politecnico di Torino questi incontri ed è un giornalista famoso per la sua capacità di divulgazione, che è stato responsabile al giornale La Stampa di Torino di un bellissimo inserto scientifico, che vi parlerà peraltro di un tema molto curioso. E poi io spero veramente di essere presente io stesso molto presto, appena i chirurghi mi diranno vada pure, per raccontarvi anche le cose che io ho sperimentato e di cui mi sono occupato in tantissimi anni di divulgazione scientifica. Per adesso vi ringrazio per aver accettato di venire a seguire, al di là dei vostri studi, questo corso e quindi speriamo di vederci presto. Allora, auguri. Ok, un po' di improvvisazione, ma buona la prima, visto che oggi è veramente il primo di questi 10 incontri. Quando ero piccolo, io non volevo mai andare a dormire. Normale, no? Soprattutto il mercoledì sera. Sapete perché? Perché c'era Quark. Era un programma che era YouTube di adesso, in sostanza. Era la conoscenza. E mio padre mi permetteva di rimanere lì sul divano a guardare questo signore che riusciva a portarci ovunque, dalle piramidi africane alla muraglia cinese, a scoprire il pericolo dell'estinzione dei panda o la strategia di volo delle anatre selvatiche. Una figata pazzesca. E poi quella sigla, l'aria sulla quarta corda di Bach, e poi il numero uno dei doppiatori, Claudio Capone, che con la sua voce riusciva a farci entrare in ogni documentario. E se fosse vivo e se fosse qui oggi, probabilmente introdurrebbe questo momento così. Nella stagione degli amori, i giovani studenti trentini sono soliti pascolare lungo le sponde dell'Adige in cerca di facili prede da conquistare. Benvenuti ragazzi a costruire il futuro! Fatevi sentire! Yeah! Sarebbe stata un'introduzione perfetta. A me tocca il ruolo di fare un po' lo scemo e un po' il serio. Chiaramente avete capito qual è il mio registro di comunicazione. Io sono Claudio Ruatti, nella vita mi occupo di comunicazione, sono un direttore creativo, conduco qualche spettacolo, suono in una rock band, insomma mi piace fare casino. Per voi sarò il vostro bidello, o l'insegnante di sostegno fino al 30 di maggio, in questi 10 incontri che ci vedranno, probabilmente ci conosceremo di persona, e ci vedranno, come dire, ogni due settimane qui dentro a scoprire questi talenti. Ora, sapete che la sinergia è importante per riuscire a partecipare a questi incontri. Non basta
un ideatore come Piero Angela, servono anche altre realtà per supportare queste idee. Quindi per questo motivo vorrei un grande applauso per le due persone che hanno collaborato a questa iniziativa, è il presidente della Fondazione Bruno Kessler, Francesco Profumo, e ovviamente Paolo Collini, che è il padron di casa. Presidente, abbiamo un gelato? Grazie. Tu sei più padrone di casa. Sì. Faccio io. Beh, allora, intanto benvenuti a tutti, bentrovati. Molto piacere, devo dire che poi quando mi capita di essere in questa sala e di vederla piena di ragazze e ragazzi come adesso, un po' mi si apre il cuore. Vuoi fare una foto? Perché insomma voi siete il futuro, qui noi parliamo di costruire il futuro, ma il futuro lo costruite voi, perché il futuro siete voi, non io, che ormai ho più tempo indietro che quello che ho davanti. Questa idea faccio molto semplice, è una cosa che ho imparato, che quando c'è qualcosa di molto bello che viene dopo di te, tipo Piero Angela, devi stare strettissimo perché la gente non vede l'ora che tu finisca per andare alla sostanza della cosa. Quindi la faccio molto molto semplice. Intanto questa è un'idea semplice, ma come le idee semplici di Piero Angela, geniale. Col selfie. Scusate, un selfie, perché lo facciamo anche da questa. Grazie, scusate, è bello della diretta. Avere un conduttore in sintonia con la generazione del pubblico evidentemente aiuta. Io sono 40 quest'anno, ma mi sento allineatissimo. Ci vediamo dopo per lo spritz, ragazzi, mi raccomando. Quindi una cosa molto semplice, è un viaggio, un percorso dentro la conoscenza per capire, farsi un'idea, incuriosirsi di le straordinarie cose che la conoscenza e il sapere mettono a disposizione e rendono possibili, e capire un po' forse dove potrà andare il mondo e andare le cose, ma questo è il compito vostro, perché ognuno si fa la sua idea. Ci sono, come diceva Piero Angela, delle tendenze, cerchiamo di coglierle, abbiamo degli straordinari testimoni che ci portano il frutto dei loro studi, della loro esperienza di vita, del loro lavoro, sono persone di altissimo livello che hanno fatto grandi cose e stanno facendo grandi cose, è una bella occasione per sentire cosa ci raccontano. Io credo che questa, spero, per voi sia una cosa divertente, perché far lavorare il cervello è sempre divertente e ci si diverte anche così. Buon godimento di giornata e grazie. Grazie. Presidente, so che c'è una novità, perché nei vostri laboratori state indagando il modo di vedere il futuro attraverso degli strumenti. Io ne ho portato qui uno, è ancora un prototipo per vedere il futuro. So che è un cannocchiale, come si dice, quantistico. Sì, sì, ecco, sì. Visto? È quantistico. Questo lo teniamo qua per il buon Piero, che dopo ci aiuta. Intanto buon pomeriggio a tutti. Voi sapete che io sono un po' più ospite del professor Collini, nel senso che io vengo da Torino, ma vengo tutte le settimane, vengo alla Fondazione Bruno Kessler e vi dico la verità che mi piace. Questo è un posto in cui c'è tanta conoscenza che gira, no? Raccontavo che io mi porto sempre dietro un'ampolla. In questa ampolla cerco di portare un po' di aria e poi la trasferisco da un posto all'altro, e qua la riempio sempre di conoscenza e poi la trasferisco, per esempio, a Torino, a Milano. No, adesso la cosa è un po' più seria. Credo che Piero Angela ci ha detto una cosa interessante. Ci ha detto che la scuola è certamente un'istituzione quasi fondamentale per un paese, o è fondamentale. Attraverso la scuola si creano le generazioni future, quindi i cittadini di domani. Però la scuola, come modello educativo, racconta un po' il passato. E alcuni di voi, che sono dell'penultimo anno della scuola superiore, e alcuni altri che sono al secondo anno della laurea di primo livello e quindi si iscriveranno poi alla laurea magistrale, invece devono guardare al futuro. E quindi con Piero Angela, quando lui mi ha raccontato di questo suo format, abbiamo detto: ma questo è veramente quello di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di aiutare i nostri ragazzi a capire che cosa vorranno fare nel futuro, cioè a quale facoltà, a quale corso di laurea vorranno iscriversi nel passaggio dalle scuole superiori all'università e poi dalla laurea di primo livello alla laurea di secondo livello.
E questo non è semplice, perché sapete, l'orientamento normalmente, adesso io ho fatto tanti anni il rettore come il professor Collini al Politecnico di Torino, noi facevamo una, due giorni di giornate di orientamento, un po' così, messe lì. Gli studenti venivano da me e dicevano, ma professore, ma cosa serve questa cosa? Perché ci fa fare due giorni di festa? Però non è questo. Allora, io mi sono sempre preoccupato perché circa il 25% degli studenti del nostro paese che si iscrivono all'università non passano al secondo anno. Questa è una vera tragedia, è una tragedia per gli studenti, per le loro famiglie, per la società, perché vuol dire che abbiamo fallito. E non è mica che questo 25% non abbia le capacità, è probabilmente che non è stato informato nel modo giusto, non abbiamo trovato la sintonia perché scegliesse il percorso corretto. E allora, una domenica pomeriggio, no, veramente era al mattino, a Camogli, che è un piccolo paesino in Liguria, dove c'era un festival della comunicazione, incontro Piero Angela. Stavo andando a far colazione, lui era con la sua signora, e mi dice, professore, perché non si sente prendere un caffè qua con me? E io dico, sì, no. Adesso non volevo fargli fare, era un signore, insomma, qui io lo avevo conosciuto un po' di volte perché lo avevo invitato al Politico, ma non gli davo del lei, insomma, era un signore a cui anche avevo un certo tipo di reverenza. E allora lui mi disse, sa professore, io sono veramente un po' preoccupato di questo fatto che buttiamo via così tante energie dei nostri ragazzi che si iscrivono all'università e poi dopo un anno si accorgono di aver sbagliato. E quindi o perdono un anno e si iscrivono da qualche altra parte, oppure decidono di non andare più a scuola. Questa cosa è una cosa pesante per il paese. Adesso non ve la voglio far tanto lunga, però mi disse, guarda, io ho provato tante volte, ho trovato dei rettori, io gliela raccontavo che volevo fare un qualcosa diverso, più integrato all'interno degli studi, tutti mi dicevano di sì, e poi tutto finisce lì, nel senso che nessuno tornava più da me. E allora... E lei dice, e lei che cosa mi dice? E dico, guarda, io non sono uno che dice di sì, mi lasci due o tre giorni, io provo un po' a capire come funziona e poi le dico. E dico, guardi, martedì sera, la domenica, le telefono e le dico, invece che poi telefonarle al martedì sera, l'ho telefonata al martedì mattina, cioè avevo guadagnato un po' di crediti nei suoi confronti, dico, guardi, forse riusciamo a farlo, lo facciamo al Politecnico di Torino, poi io faccio il presidente di una cosa che si chiama Fondazione per la Scuola, li metto insieme, è abbastanza facile. E di lì è nata questa cosa. Adesso poi lo vedrete, lo toccherete con mano. Questa cosa che è inserita nel vostro, diciamo, percorso educativo ha un grandissimo vantaggio, che vi vengono raccontate dai protagonisti delle storie del futuro. Cioè, che cosa questi signori vi raccontano? Ma ve lo racconto dalla loro viva voce. E poi avete la possibilità di fargli subito le domande, e poi avete la possibilità di interagire con loro, capite? Una cosa veramente molto diversa da quella che è la nostra scuola. E questo per darvi alcune informazioni, alcuni elementi, per poter scegliere il vostro futuro. Ecco perché lo abbiamo chiamato costruire il futuro. Io naturalmente vi ringrazio di essere qua, ringrazio tutte le persone che hanno consentito di fare questa cosa. Ringrazio anche questo giovane conduttore che io avevo conosciuto qualche anno fa quando conduceva per una delle prime volte un programma televisivo e poi il suo direttore mi voleva vendere un altro conduttore. Io dicevo no, non va bene finché l'ho trovato. State attenti. C'ha solo un problema lui, che non si chiama Piero. Perché Piero Angela, Piero Bianucci e Piero Ruatti saremmo stati a posto per tutti. Grazie molto e buon lavoro. Grazie Presidente, grazie Rettore. Ok? Forse mi sentite? Va il mio microfono? Sì, perfetto, me l'avete abbassato un pochino, avete fatto bene, grazie. Allora, a questo punto ragazzi, direi è un po' lunga la prima, ma poi dalla seconda andremo via un po' più sciolti. Piero, mi permetti di fare la conoscenza di questi ragazzi? Vieni, intanto diamo un applauso a lui. Ciao. Che poi ve lo presento a modo. Ciao a tutti. Ma da buon insegnante io non posso farti cominciare senza fare un velocissimo appello, sei d'accordo? Proviamo. Perché tu lo sai quante scuole ci sono qua dentro? Sono 300, ma questa non è Sparta, cioè voi sapete.
Bravi, bravi, avete colto. Velocissimi, eh? Allora, l'Istituto Tambosi di Battisti di Trento, dove siete? Veloce, mi fate vedere dove siete, un piccolino applauso, via. Fratelli Fontana di Rovereto, eccoli, pochi ma buoni. Pilati di Cles? Nessuno, giusto, troppo lontano. Guetti di Tione, ancora più lontano, ma grandissimi, eccoli lassù. De Gasperi di Borgo Valsugana. Mamma, fatevi sentire, però. Poi abbiamo Pavoniano Artigianelli, qua di Trento, i creativi. Abbiamo Maffei di Riva del Garda, eccoli lassù. Rosmini di Rovereto, Prati di Rovereto, di Trento, scusate. Poi Scholl, vado dritto, Galilei e Da Vinci. Non dovevo dirli insieme, lo so. Poi abbiamo Civio, quanti siete? Centro interdipartimentale, nessuno. Nessuno, vabbè, qualcuno ci verrà. Economia e management, yeah, eccoli qua in prima fila, figurati. Fisica, ingegneria civile, ambientale, meccanica, grandi. Scienze dell'informazione, ingegneria industriale, eccoli. Lettere e filosofia, che sono nessuno, bravi. Filosofia estetica, giusto? Sì. Porca miseria. Psicologia e scienze cognitive. E concludiamo con giurisprudenza. Molto bene, giusto per fare un po' di conoscenza tra di voi. Allora ragazzi, voi sapete che cosa significa biografia, no? Manca qualcuno? Che carini. Eccoli qua. Standing ovation per loro. Voi sapete che cos'è una biografia, giusto? La ricostruzione della vita di una persona. E c'è chi di biografie ne ha tante, come questo signore, che ne ha una corta, ne ha una media, ne ha una to go da esportazione, ne ha una lunghissima, io la faccio breve. Nato nel 1944, ma ancora in vita e in salute, come vedete. Laurea in filosofia estetica, compagno di merende del grande Gandalf, scrittore e giornalista, giusto? Ha scritto per Rai, per la radio, di tutto di più. Insomma, ti abbiamo gasato un casino oggi. Ti lascio il palco problema. Perché adesso sono... è tutto tuo. Piero Bianucci! Ciao! Qui cominciano i problemi davvero, allora. Commutiamo? Commutato. Allora, innanzitutto, benvenuti. Buon pomeriggio a tutti quanti. Non sarà facile tenere il ritmo che ha dato Claudio a questa nostra giornata, ma ci proviamo. Allora, noi partiamo da questa bellissima casa danzante che si trova a Praga, dove vedete della creatività al lavoro. È una creatività architettonica che non vi è nuova, perché voi state in una magnifica costruzione architettonica firmata da un grandissimo architetto. Però qui vedrete in questa casa, immagino, un maschio e una femmina che stanno ballando. E così? Da cosa vi è suggerito? Dalle curve, immagino, no? E se andiamo un po' avanti, adesso qui viene il difficile, cominceremo dall'abstract, perché voi sapete che tutte le conferenze che si rispettano, che si rispettino, partono dall'abstract. Allora, guardate, questo è il riassunto della mia conferenza. Che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto un problema. Ci sono tre asini che vogliono uscire dal loro recinto. Ci sono degli asini che provano per tentativi con la forza a uscire da questo recinto. Spingono. Ma non è la soluzione migliore. C'è un loro compagno che li guarda, osserva il loro errore, impara dal loro errore e trova una soluzione che è completamente alternativa a quella che loro avevano cercato.
non spinge, tira. Tira via l'ostacolo e lo fa con la bocca, non dando delle musate. Allora, questo è il riassunto di quello che io vorrei raccontarvi, come si arriva a delle soluzioni creative. Quell'asino è stato straordinariamente creativo. E poi avete notato un'altra cosa, che questo asino creativo prima lascia passare gli stupidi, li manda avanti, gli dimostra che la soluzione funziona e poi passa anche lui, naturalmente con nonchalance, perché per lui è una cosa naturale a risolvere i problemi. Allora adesso proviamo a vedere le cose dal punto di vista di questo asino intelligente, no? Facciamo questo sforzo. E volevo farvi vedere questa fotografia perché se ne è riparlato ultimamente. È una foto scattata durante una missione, l'Apollo 8. Apollo 8 è una missione che praticamente realizza quello che aveva scritto Jules Verne nel suo romanzo Dalla Terra alla Luna e poi Intorno alla Luna. E sono i primi tre uomini che escono dalla gravità terrestre, raggiungono la Luna, le girano intorno e tornano indietro. Ma durante questo viaggio, per la prima volta, tre uomini, sono tre astronauti, tre uomini vedono la Terra da lontano, vedono la Terra dalla Luna, cioè rovesciano il loro punto di vista. Noi la Terra la vediamo da sotto, loro la vedevano da fuori, da lontano. E tutti noi sappiamo che la foto di solito presentata è questa. E ha anche un titolo, Il sorgere della Terra sulla Luna. È sbagliato, perché non sta affatto sorgendo sulla Luna. La Terra non sorge sulla Luna, sta lì. Sta lì o c'è o è il tutto illuminato o è parzialmente illuminata, ma è lì, non sorge. Noi abbiamo dovuto, rendere terrestre questa immagine e far vedere che sta uscendo dal bordo della Luna. No, quello che hanno visto gli astronauti è questo, il bordo della Luna e accanto la Terra. Questa prospettiva è stata rivoluzionaria, perché di colpo ci si è accorti che tutti noi siamo adesso 7 miliardi e mezzo di uomini, allora eravamo 3 miliardi e mezzo. Notate che la nostra generazione ha visto praticamente un raddoppio della popolazione mondiale, non è mai successo prima. Anzi, io ne ho visti due raddoppi. E questo è veramente impressionante, ha a che vedere con la demografia, il tema che toccava Angela poco fa. Bene, questa prospettiva ha fatto vedere la Terra come un'astronave con 7 miliardi e mezzo di astronauti a bordo. E questa Terra è lì, è una pallina azzurra e bianca, finita. Noi siamo lì, in quel giardino, tutti quanti, in questa foto. Questo sì che è un selfie vero, accidenti. Qui ci siamo tutti, in questa immagine. E questa è stata una rivoluzione, ma non perché vedevamo l'astronave Terra con i suoi 7 miliardi, ma perché capivamo la sua fragilità, perché capivamo che è una nicchia ecologica unica nell'universo e capivamo che cambiare un piccolo equilibrio in quella nicchia poteva essere pericoloso. E questo è uno dei messaggi di questa foto, ma ce n'è un altro. La corsa alla Luna è stata una forma di guerra fredda che è finita con la pace. Cioè gli astronauti hanno sfidato la Luna, l'hanno raggiunta, l'hanno fatto per dimostrare a un'altra potenza mondiale, erano astronauti americani, per dimostrare agli astronauti sovietici e ai loro politici che l'Occidente, l'altro polo del mondo, era capace di raggiungere la Luna. Era guerra di intelligenze, guerra di tecnologie. L'hanno vinta gli americani. 8 minuti dopo lo sbarco sulla Luna, la TASS, l'agenzia di informazione sovietica, ha dato la notizia dello sbarco americano sulla Luna. E di lì è incominciato un processo di pace, che non so se stia continuando adesso, perché sono cambiati anche gli uomini, purtroppo. Però per allora sì, e difatti nel 1975 un'astronave russa si è incontrata con un'astronave americana in orbita. E questo è un risultato anche di questa fotografia. Quindi stavano cambiando le prospettive sulla Terra, la prospettiva sull'umanità, la prospettiva ecologica. L'ecologia nasce in quel momento, anche se Haeckel, che ha inventato la parola ecologia, che viene da oikos, da casa, che è anche la radice di economia. Qui abbiamo un rettore che di economia qualcosa sa. Ecco, noi
abbiamo cambiato tutte queste prospettive, ma abbiamo cambiato anche la prospettiva dei rapporti di forza su questo pianeta, soltanto cambiando punto di vista, cioè rovesciando il nostro punto di vista. Beh, questo è quello che cercherei di raccontarvi oggi. Perché noi a scuola ci sentiamo sempre raccontare come cade una mela da un albero. E sappiamo anche che Newton, vero o no che sia questo aneddoto, ha visto cadere una mela, qualcuno dice gli è caduto in testa, naturalmente non è vero l'aneddoto in generale, tantomeno questo della testa, ma lui ha capito come cade una mela dall'albero, cade secondo la legge di gravità. E la legge di gravità, sapete che è uno dei caposaldi della fisica, no? Due corpi si attraggono con una forza che è direttamente proporzionale al prodotto delle masse, inversamente proporzionale al quadrato della distanza. È così? Più o meno? Non mi ricordo. Sì, credo di sì. Allora, come? È corretto, il professor Oss, che è fisico, ha detto che va bene così. Ma allora, noi non dovremmo domandarci come cade una mela, perché quello è facile. Dovremmo domandarci come sale una mela sull'albero. Come sale una mela sull'albero? E questo sì che è interessante, perché ci vuole la terra, ci vuole l'acqua, ci vuole l'anidride carbonica, ci vuole il sole, ci vuole la fotosintesi, ci vuole la vita di un albero che usa la fotosintesi per fare un tronco, delle radici, delle foglie e alla fine anche la mela. E la mela sale sull'albero grazie alla fotosintesi. Ma questo è molto complicato, mentre è facile spiegare come la mela cade, perché la legge di gravità è semplicissima, la legge o le leggi con cui la mela sale sull'albero è complicatissima. E qui bisogna davvero di nuovo cambiare punto di vista, no? Cioè capire quali sono le scienze che hanno dentro la complessità e come dominarle. Le scienze del passato sono state sostanzialmente delle scienze che sono partite da un punto di vista riduzionista, cioè dal punto di vista di semplificare, essenzializzare un problema, e quando lo si è reso semplice lo si può dominare con una formula. Ma oggi dobbiamo affrontare la complessità, cioè degli insiemi di problemi che non consentono di dare un'unica singola soluzione, ma bisogna governare molte soluzioni insieme. E questo è capire come la mela sale sull'albero. E arriva il discorso della creatività. Salteremo alcune cose sulle definizioni possibili di creatività, ma voglio soffermarmi un attimo su questo quadro di Magritte. Magritte è il personaggio che vedete in alto con il cappello al rovescio, anche quello è un cambiamento di punto di vista, mettere un cappello così solo un artista lo può fare, no? Usare il cappello al contrario. Quello che vedete sotto è Lamberto Maffei. Lamberto Maffei è stato presidente dell'Accademia dei Lincei, è uno dei più illustri neuroscienziati italiani, è uno studioso soprattutto dei meccanismi della visione e nell'ultimo suo piccolo libro, piccolo ma molto interessante, io ve lo consiglio, Elogio della parola, edito da Il Mulino, analizza questo quadro di Magritte, che è, come vedete, qualcosa che disturba la nostra intelligenza. Perché qui vediamo una pipa e sotto c'è la scritta «Questa non è una pipa». E questo disturba perché è evidente che è una pipa ai nostri occhi. Ed è evidente il senso della frase che lo nega. Però, pensandoci bene, dice Lamberto Maffei, che è uno studioso della visione soprattutto, dice, pensandoci bene, il messaggio è corretto, questa non è una pipa, non si può fumarla. Difatti è il disegno di una pipa. E qui vedete che entrano in conflitto dei concetti, delle idee, ma per un motivo molto fondamentale dal punto di vista delle neuroscienze. Perché noi la pipa la vediamo con una parte del cervello che è l'emisfero destro. E la frase, questa non è una pipa, la leggiamo con l'emisfero sinistro, perché è l'emisfero sinistro che ha dentro di sé i luoghi del linguaggio, l'area di Broca e l'area di Wernicke, uno del linguaggio parlato, l'altro del linguaggio scritto. E allora queste aree sono quelle che contano ed entrano in conflitto con quelle dell'emisfero destro che guardano l'immagine. Quindi questo è un quadro molto interessante dal punto di vista della comprensione dei nostri meccanismi cognitivi. E di quelli stiamo parlando, di come noi conosciamo e di come possiamo scoprire qualche cosa che non sapevamo prima.
Il meccanismo è quello della curiosità. A Torino, grazie alla Fondazione per la Scuola, vero professor Profumo, siamo riusciti a realizzare una cosa che si chiama Laboratorio della Curiosità. Il Laboratorio della Curiosità, che ha prima una parola, come la scrivete voi sui telefonini, perché con la croce, no, e la K e la E, e poi è seguito da un punto interrogativo rovesciato, l'abbiamo scritto apposta col punto interrogativo rovesciato, perché alludiamo a questo rovesciamento del punto di vista. È il progetto di un altro centro, il laboratorio della creatività, che prima o poi magari faremo, no? Allora, questo ragazzino sta guardando attraverso queste asse, un po' come facciamo noi pensionati, ma io non mi sento tale, quando c'è un cantiere, no? Andiamo a vedere che cosa succede là. E la scienza è curiosità più creatività. E creatività vuol dire trovare delle soluzioni, ma non dovete pensare che è sempre un atto gratuito che vi diverte e basta. C'è molta fatica nella creatività. Edison diceva che l'1% è ispirazione, il resto, il 99%, è traspirazione. E quando ha fatto la lampadina, e l'ha fatta anche un signore che abitava vicino a Torino, la lampadina del signore che abitava vicino a Torino, che si chiamava Alessandro Cruto, è rimasta accesa per 400 ore, mentre le lampadine di Edison stavano accese per 40 ore e poi si fulminavano. La lampadina di Torino, di Alessandro Cruto, era migliore di quella di Edison. Era migliore, e Edison difatti dice: ma io ho cercato di fare dei filamenti che non si bruciassero subito e ho trovato 1000 soluzioni, solo che non funzionavano, erano tutte soluzioni, però funzionavano meno bene di quella di Cruto. Quella di Cruto non ha avuto fortuna, Cruto è morto sostanzialmente povero, la sua fabbrica è stata comprata da Edison a un certo punto, perché la genialità da sola non basta, ci vuole il capitale, ci vuole la capacità organizzativa, ci vuole, direi, il contesto, e purtroppo intorno a Cruto non c'era il contesto, non c'era l'economia giusta, non c'era il sistema politico giusto, non c'era la lungimiranza di capire che quel filamento, fino a quando non sarebbero arrivati i LED, sarebbe stato qualcosa di vincente. Quindi imparare dall'errore, che è utile, quindi non dobbiamo avere paura degli errori. E adesso parliamo minimamente, poi saltiamo rapidamente ad altre cose e concludiamo. Dobbiamo parlare di che cosa sia questa benedetta creatività, perché è molto difficile intanto da definire e quindi è difficilissima da misurare. Non si può dire chi è più creativo, chi è meno creativo. Si può misurare la memoria, quante numeri riuscite a ricordare di seguito di un telefono. La media di tutti noi normali è 7 numeri. Non ricordiamo con la memoria breve più di 7 numeri o di 7 parole. Però ci sono persone che ne ricordano 11, per esempio, no? Si può misurare l'apprendimento. Il voto che danno a scuola è la misura dell'apprendimento. Si può misurare forse l'intelligenza? Bah, non lo so, di questo dobbiamo un momento parlare, perché la misura dell'intelligenza, saltiamo alcune cose, dà luogo a questa curva che vedete qua. Vedete, questa curva rappresenta tutti noi e ognuno viene esaminato con certi test di intelligenza e alla fine salta fuori che alcuni sono più sciocchini, più stupidini, alcuni sono nella media e alcuni sono eccezionalmente intelligenti. Il 2% della popolazione può entrare in un'associazione che si chiama Mensa, che è quella di coloro che superano il punteggio di 130 di quoziente intellettuale, o 132, qualcosa del genere. Quelli che sono al di là del 130, 132, e che quindi fanno parte, se hanno voluto iscriversi, ci vuole anche un po' di, come dire, no, forse non è così intelligente iscriversi. No. Vabbè, comunque, diciamo che quelli che ci si iscrivono costituiscono una comunità mondiale che poi si riconosce. Quindi uno che è iscritto al Mensa ed è torinese capita a Melbourne, in Australia, e incontra degli altri del Mensa. Ma questo lo fanno anche quelli del jazz, Piero Angela lo sa benissimo. Se uno sa suonare uno strumento e va in un certo posto, anche lontanissimo, trova dei colleghi che suonano altri strumenti, ma che frequentano come genere il jazz, e si può mettere lì a suonare con loro tranquillamente. In Mensa fanno un po' così. Beh, allora è davvero il club dei geni? Non lo so.
Io vi faccio vedere questi quattro personaggi. Sono Asimov, che forse conoscete, grande divulgatore, ma anche un biologo importante. Ha scritto tra l'altro un bellissimo libro sulla fotosintesi, qui lui saprebbe spiegarvi perché e come la mela sale sull'albero. L'altro è Arthur Clarke, che conoscete perché è stato quello che ha scritto 2001 Odissea nello spazio e anche quello che ha inventato l'orbita geostazionaria, dove ci sono i satelliti che mandano i segnali televisivi, per esempio da un capo all'altro del mondo. Poi vedete Sharon Stone e Asia Carrera. Allora, chi è Asia Carrera? Chi la conosce? Meglio così, è una pornostar americana. Asia Carrera però ha più di 132 di quoziente intellettuale. Anche Sharon Stone, come sapete, è molto intelligente, è un'attrice molto intelligente. Ma allora, ha a che vedere l'intelligenza con la creatività? Non è detto, ci sono persone molto intelligenti e poco creative, persone poco creative ma molto intelligenti. Allora, vedete, questo è, si chiama Flynn questo signore, James Flynn. James Flynn ha scoperto che l'indice di intelligenza, il quoziente intellettuale, nelle ultime generazioni non ha fatto che crescere. È un po' come l'età. Piero Angela diceva che abbiamo conquistato molti anni di vita, abbiamo conquistato anche dei punti di intelligenza. Ma questa è la spiegazione e la risposta a quello che dicevamo prima, cioè non misuriamo veramente l'intelligenza, misuriamo il nostro adattamento a risolvere quelle questioni, a dare una risposta a quelle domande dei questionari che misurano la nostra intelligenza. Cioè non stiamo misurando assolutamente l'intelligenza, ma una forma di adattamento. E difatti Flynn è convinto che non ci sia, si chiama effetto Flynn, è convinto che il quoziente intellettuale non abbia molto significato. Io vi proporrei invece di credere a questo signore che si chiama Howard Gardner. Howard Gardner, che ha scritto questo libro, che potete anche, non è proibito andare in una libreria a acquistarlo, che si chiama Forme Mentis, ha individuato 9 tipi di intelligenza. Ha detto l'intelligenza non è una, per questo non si può misurare, sono molte le intelligenze. Lui ne aveva trovate 7, prima 5, poi 7, poi adesso 9, ogni tanto ne aggiunge una. Ma quello che è interessante è che l'intelligenza vista da lui è un poligono irregolare. Uno può avere, per esempio, AE, il lato dell'intelligenza linguistica, molto sviluppato, e avere un lato ED dell'intelligenza matematica, poco sviluppato. Alla fine ognuno di noi è un poligono diverso da tutti gli altri. E noi possiamo allungare o accorciare questi lati con l'esercizio, con la conoscenza, con l'esperienza, incontrando delle persone, frequentando degli ambienti. Allora, se l'intelligenza è un poligono a geometria variabile, noi dobbiamo cominciare a domandarci come funziona questo poligono. E un po' ve l'ho già detto, cioè noi abbiamo un cervello che è sostanzialmente diviso in 2 emisferi che sono specializzati. C'è un emisfero sinistro che è quello più linguistico, più razionale, più della, quindi, come dire, dell'analisi, e poi abbiamo un emisfero sintetico invece che quello spaziale del movimento, il destro, e l'emisfero anche della musica. Ma la creatività non può limitarsi all'uso di un emisfero. La creatività possiamo definirla come pensiero fluido che oscilla continuamente da un emisfero all'altro e crea collegamenti a distanza tra zone diverse del nostro cervello, che ricordiamolo, Piero Angela ha scritto un bellissimo libro sul cervello, uno dei più recenti proprio sul cervello. Sono quasi 100 miliardi di neuroni collegati tra loro, e 100 miliardi è già un bel numero. Come si scrive 10 alla 11? Bene, le connessioni sono 10 alla 14, 10 alla 15, quasi 1 milione di miliardi. Ecco, questo è il nostro cervello. Il pensiero fluido creativo deve scorazzare tranquillamente tra tutti questi neuroni, tra tutte queste connessioni. E ci sono varie funzioni del cervello che non possiamo analizzare adesso. Queste sono le specialità dei 2 emisferi, ma non abbiamo tempo di fermarci. Invece io voglio provare a disturbarvi con questo test, che è il test di Stroop. Chi ha già sentito questo test? Qualcuno l'ha sentito, chi l'ha sentito si annoierà un momento, però qui il test funziona così, che uno legge giallo ma lo vede scritto in verde, per di più lo vede, per disturbare di più le cose abbiamo anche fatto in inglese, no? Uno legge blu ma è rosso, allora uno mentre guarda deve dire subito il colore, non essere disturbato dalla parola. E voi sentite che il cervello trova una piccola
resistenza in questo, non siete così veloci e fluidi come quando leggete un testo in modo consecutivo. E questo è una prova provata di quel meccanismo che dicevamo prima, perché noi il colore lo vediamo e lo giudichiamo con l'emisfero destro e la parola la leggiamo con l'emisfero sinistro. In questo ingorgo cognitivo ci fermiamo un attimo. E nella creatività allora che cosa dobbiamo far girare in modo fluido? La creatività parte dalla curiosità, questo l'abbiamo già visto, richiede questo pensiero fluido, richiede la memoria, che sembra una cosa banale, ma la memoria non è banale, la memoria è una cosa molto molto fondamentale anche nella creatività. Sembra una cosa tecnica, ma senza memoria non può funzionare la creatività. Qui vedete questo signore che è Eric Kandel, il premio Nobel, perché ha scoperto i meccanismi della memoria, l'ha scoperti studiando che cosa? Parlavamo del riduzionismo, isolando in un animale molto semplice, la Plisia californica, questa specie di lumaca di mare che non ha il guscio, isolando il suo cervello che è fatto soltanto di 20.000 neuroni, cioè un 5 millesimo del nostro, no scusate, un 20 millesimo, dobbiamo fare i conti, insomma, una parte piccola del nostro. Fatto sta che, insomma, isolando questo cervello piccolo e studiandone le reazioni, ha capito che la memoria in realtà è un modificarsi continuo delle nostre connessioni. In questo momento io ho un potere enorme, sto modificando le vostre connessioni nervose. Quando voi uscirete di qui direte, ma che conferenza noiosa che ho sentito. E questa traccia, io l'ho lasciata dentro di voi, corrisponde a delle sinapsi che si sono congiunte, dei collegamenti tra i vostri neuroni che si sono formati, dei collegamenti nuovi. E questa memoria breve, perché tra poco voi uscirete di qua, se vi interessa un pochettino quello che avete sentito, va dentro l'ippocampo. L'ippocampo la smista, la conserva. E magari tra molti anni vi ricorderete di essere stati in quest'aula e di avere visto una plisia californica. Bene, è interessante questo, perché la memoria è la base poi anche della creatività. Noi attingiamo col pensiero fluido a un repertorio di cose che sappiamo, che quindi ricordiamo, e se non ci fosse la memoria non avremmo il repertorio a cui attingere. E con che cosa attingiamo? E qui vi devo far vedere due formule. Sono due neurotrasmettitori. Una è la dopamina e l'altra è la serotonina. La dopamina è la molecola, il neurotrasmettitore, è una specie di messaggero che viaggia tra un neurone e l'altro, è il messaggero del piacere, ma è anche il messaggero della curiosità. La serotonina è il messaggero del buon umore. La serotonina modula un po' tutti gli altri neurotrasmettitori, è un po' una specie di direttore d'orchestra degli altri neurotrasmettitori. La dopamina ha una funzione più specifica. La cosa interessante è che si è scoperto che nella creatività il neurotrasmettitore che entra più in gioco è la dopamina, ma deve entrare in gioco in un contesto in cui la serotonina le ha creato un ambiente favorevole. Quindi noi abbiamo bisogno di dopamina che agisca in un contesto equilibrato dal punto di vista della serotonina. Quello che ha scoperto questo signore, Naama Meisels, io non so bene come pronunciarlo, comunque lo vedete scritto, ha scoperto che nel 25% della popolazione c'è un recettore che si chiama 7R di un certo gene che si chiama DRD4, un recettore particolarmente adatto a catturare la dopamina. Quindi c'è un 25% della popolazione che è geneticamente predisposta alla creatività. Sono tanti. Uno su quattro è predisposto alla creatività. Non vuol dire che sia creativo, deve sviluppare delle tecniche che sono quelle che sono anche il tema di questa chiacchierata. E allora quali sono? Beh, si può convergere, ma questi sono i tre asini che provavano a spingere. Si può costeggiare, ma non è proprio l'ideale, insomma. L'importante sarebbe divergere, bisogna imparare a divergere. Non troppo, perché un conto è la creatività, un conto è la follia. Bisogna divergere quel tanto che basta. Il più delle volte nella creatività scientifica bisogna divergere in gruppo, cioè bisogna essere in un gruppo creativo che identifica un obiettivo divergente e poi lo verifica. Non possiamo fermarci troppo su questo, ma questa è una citazione che volevo farvi vedere perché è assolutamente vera.
Cioè nessuno è creativo da zero, tutti siamo creativi partendo da cose che altri hanno fatto. E qualche volta la nostra creatività è soltanto un piccolo incremento della creatività altrui. Al limite è saper nascondere le proprie fonti, uno fa finta di essere creativo sfruttando. Ma le strade sono essenzialmente due, quello di rovesciare completamente il punto di vista e una un po' meno forte, che è quella di fare associazioni e analogia. Rovesciare il punto di vista, abbiamo ancora qualche minuto mi pare, no? Rovesciare il punto di vista vuol dire che tutti stappano una bottiglia penetrando nel tappo, girando il cavatappi, ma se uno mettesse il cavatappi, per esempio, bloccandolo in un cassetto, poi potrebbe girare la bottiglia e otterrebbe lo stesso risultato. Questo è capovolgere il punto di vista. Edward de Bono, che è uno psicologo di Malta, che è diventato molto ricco facendo conferenze sulla creatività, e io spero un giorno o l'altro di poterlo imitare, Edward de Bono è l'ideatore del pensiero divergente o laterale, lui usa piuttosto la parola laterale. Uno dei suoi test consiste in prendere tre matite, te le dà e ti dice prova a fare quattro triangoli con queste tre matite e tu ci provi e non ci riesci, perché le puoi disporre come vuoi, non riesci a fare. Poi lui prende le tre matite, le dispone così, come vedete, queste sono le tre matite su un piano, le dispone così, fa una piramide e voi avete quattro triangoli. Che cosa è successo? È successo che la soluzione è divergente perché esce dal piano e sfrutta la terza dimensione, cosa che pochissimi, se voi date tre matite e provate a farlo con i vostri amici, pochissimi pensano lì per lì. E invece quella è la soluzione, quello è l'asino che anziché spingere tira. Allora io vorrei farvi provare che cosa succede nel cervello nel momento in cui si capisce la soluzione di un problema. Qui che cosa vedete? Potete vedere o un'anatra o un coniglio. È una delle tante illusioni, delle immagini ambigue. Però non riuscite a vedere o l'anatra o il coniglio. Sentite che avviene un certo reset nel vostro cervello nel momento in cui passate dall'uno all'altro. Sentite che succede una riconfigurazione del vostro cervello nel passare dall'anatra al coniglio. Sì, lo sentite. Quello è il momento, la riconfigurazione è il momento creativo. È quello che più somiglia, perché non potevo portare un'esperienza di momento creativo. Qui io vi auguro che vediate tutti una bella ragazza. Però c'è qualche sfortunato che vedrà una vecchia befana. E anche qui non riuscite a vederle tutte e due insieme. Il creativo vero le vede tutte e due insieme. E vi può dire c'è una ragazza e c'è una vecchia befana. Perché ha il pensiero fluido, che non deve tanto riconfigurare continuamente gli emisferi, ma gli emisferi sono già fluidi nel momento iniziale. E questo lo potete provare guardando questo bellissimo. Qui avete ancora un disegno in cui sentite la riconfigurazione, due volti che si guardano, oppure un bicchiere tutto nero, visto di profilo. Ma nella figura accanto, dove vedete che i pesci sfumano negli uccelli, che è un bellissimo disegno di Escher, lì riuscite a vedere contemporaneamente i pesci e gli uccelli. Ve l'ho messo perché vi dà l'idea di che cos'è il pensiero fluido di uno che la creatività ce l'ha davvero. E io vorrei dirvi che tutto quello che facciamo a scuola spesso non ci aiuta a essere creativi. Noi siamo abituati ai mappamondi inclinati di 23,5 gradi, perché sapete che l'asse di rotazione della Terra ha questa inclinazione e grazie a questa inclinazione che abbiamo le stagioni, per esempio, noi nelle zone temperate, no? Ma c'è un movimento didattico molto intelligente che si chiama Movimento Internazionale per la Liberazione dei Mappamondi dai loro supporti rigidi. È un movimento molto serio che punta a staccare i mappamondi dal supporto, farne delle palle e poi voi disponete la palla con Trento come se fosse al Polo Nord, cioè mettete la palla e Trento la mettete in cima. Poi se volete potete piantare uno spillo lì sopra, non deve essere un mappamondo gonfiabile, deve essere un mappamondo solido, perché se no succede... mettete questo spillo e fate caso all'ombra dello spillo sul mappamondo, all'ombra degli alberi che avete attorno, scoprirete che sono ombre parallele e voi siete come quello spillo in cima al mondo quando state a Trento e sentite un'attrazione che vi fa sentire come se foste sulla cima del mondo, perché l'attrazione gravitazionale ci fa
convergere verso il centro della Terra. Quindi noi tutti viviamo nell'illusione di essere sopra il mondo, di avere sotto 7,5 miliardi di altri uomini, ma non è così. Perché se noi andiamo in altri posti, vedete qui abbiamo messo degli altri spilli, vedete che tutti hanno questa illusione. Questa non è una cosa da dire a Salvini. Però tutte le posizioni sono una uguale all'altra. Tutte sono una uguale all'altra. E tutti credono di essere sopra tutti gli altri. Allora, questo riconfigurare la situazione, semplicemente prendendone consapevolezza, come succede con il mappamondo liberato dal suo supporto rigido, è estremamente importante, perché vi fa capire che si potrebbe benissimo fare una carta geografica del planisfero come questa. Questa è una carta vera. Vedete che non è solo capovolta. Leggete Russia, leggete Cina, leggete Australia. È una carta che è nata così. Però è tutto un altro modo di vedere il mondo. È esattamente equivalente a quello a cui siamo abituati. Allora, l'idea che nord e sud non abbiano senso, guardando la Terra dallo spazio, si capisce subito. Però a scuola non ci viene trasmesso, perché tutte le carte geografiche sono disegnate in una certa posizione. E noi siamo cresciuti in quella direzione. Allora, Einstein era uno che sapeva rovesciare di colpo il punto di vista, faceva una riconfigurazione molto fluida del suo cervello, ed eccolo qui che immagina di essere su un ascensore dove vengono rotti i cavi e scopre che il principio di equivalenza, cioè che sarebbe lungo da raccontare, insomma, diciamo che scopre il principio di equivalenza. Se massa inerziale sono la stessa cosa, vabbè, non importa. E Gauss, quando gli dicono, aveva 9 anni, gli dicono quanto fa la somma di tutti i numeri da 1 a 100, anziché fare 1 più 2 fa 3, 3 più 4 fa 7 e andare avanti così, ha provato a mettere 1 e... scusate, dunque, cosa bisogna mettere? Aspettate, bisogna mettere in fila tutti i numeri, da 1 a 100, e poi da 100 a 1, e poi si vede che la somma è sempre uguale di questi numeri, quindi con due operazioni, una somma e una divisione, si ottiene il risultato che è 5050. Galileo invece usa una creatività un po' più modesta, guarda le stelline intorno a Giove, capisce che gli girano intorno, si rende conto che anche la Luna gira intorno alla Terra e quelli sono le lune di Giove, scopre che sono le lune di Giove per analogia. E questa è una curiosità molto torinese che spero che, se c'è qualche torinese, verrà apprezzata. Questi sono i portici di via Cernaia e camminando per questi portici Galileo Ferraris passava dal sole all'ombra, come vedete, all'ombra della colonna del porticato. E così nel passare dalla luce all'ombra, dall'ombra alla luce, dall'ombra alla luce, è così che gli è venuto in mente il motore elettrico, il famoso motore elettrico di Galileo Ferraris. E anche lì il motore prende, cambiando la polarità del campo elettrico, la sua spinta. Scusate, qui sto facendo un po' di pasticcio, questi li saltiamo. Questa è un po' la fenomenologia della creatività, è un aneddoto notissimo. Comunque Archimede a un certo punto viene chiamato dal suo tiranno, dal capo, diciamo, della città di Agrigento, che gli dice: io vorrei sapere se questa corona che mi è stata data come oro è veramente oro, oppure se dentro c'è del metallo non così nobile. Archimede prova a trovare una soluzione. Sarebbe facile se fosse un cubetto, perché allora con il peso specifico si capisce subito se è oro o se non è oro. Ma purtroppo la corona ha una forma strana e lui non sa calcolarla, non c'è una geometria di una corona semplice da calcolare. Allora lui cerca di risolvere il problema, non ci riesce. Per superare la situazione diceva: vabbè, vado a farmi un bagno, un po' come Gaber a un certo punto dice: vado a farmi uno shampoo. È la stessa cosa, va a fare un bagno, riempie la vasca, entra dentro la vasca e vede che dell'acqua esce. Allora dice: ma anche il mio corpo, come la corona, ha una forma irregolare. E io posso misurare il volume del mio corpo semplicemente avendo un parallelepipedo come la vasca, entrandoci dentro e vedendo quanta acqua esce. E risolve il problema. Qui abbiamo di nuovo tutto il percorso della creatività, cioè il problema, la difficoltà di trovare la soluzione, l'abbandono del problema, l'abbassamento del punto di inibizione, cioè non bisogna più essere troppo consapevoli di quello che si sa, bisogna lasciare fluire il pensiero, si fa il bagno, così fluisce ed ecco che salta fuori la soluzione. E io adesso vorrei chiudere con
questo piccolo aneddoto, saltando tutta la parte conclusiva, perché questo è di nuovo un po' un abstract come quello degli asini, ma un po' più completo. Vedete, questo aneddoto viene raccontato da Murray Gell-Mann, un grande fisico americano, che sa di esserlo perché si dà anche le sue arie, Murray Gell-Mann, come ben sa il professor Stefano Oss. Murray Gell-Mann racconta questo episodio in un suo libro che è Il quark e il giaguaro. Il quark è l'esempio della cosa più semplice che ci sia, perché è una particella veramente elementare, almeno noi crediamo che lo sia al momento attuale, e il giaguaro è una cosa estremamente complessa invece. È un animale che sa fare tantissime cose, è un punto d'arrivo dell'evoluzione molto complicato da raggiungere. E lui racconta la storia di uno studente che vuole iscriversi all'università, proprio come diceva prima il professor Profumo. Uno non deve sbagliare università, quindi qualche volta gli esami di ammissione, quando c'è il numero chiuso, sono anche un vincolo, però insomma permettono di vedere se uno è adatto o no a fare una certa cosa. Questo studente vuole iscriversi a fisica e il professore, quando si presenta, dice: guardi, questo è un barometro, lei mi deve dire con questo barometro come misuro l'altezza di quella torre che vede qui fuori nel campus. E il ragazzo dice: beh, io potrei salire in cima alla torre, lasciar cadere il barometro, cronometrare il tempo che impiega, e è vero, distruggo il barometro, però da quanto impiega con la legge di gravità, sapendo che l'accelerazione è circa 9 metri e mezzo al secondo per secondo, posso stabilire l'altezza della torre. Bocciato, il professore naturalmente non voleva quella soluzione, voleva la soluzione convergente, che tutti avete in mente, sono sicuro che ce l'avete in mente, la soluzione convergente, no? Qual è? La pressione atmosferica in cima alla torre è un po' meno alta che non alla base, giusto? Quindi ogni millimetro di pressione più o meno sono 10 metri, se salgo e trovo una differenza di 3 millimetri, la torre è alta 30 metri. Questo voleva il professore, ma il ragazzo era intelligente, il ragazzo non era convergente, divergeva. Allora viene bocciato e si ripresenta, perché pare che negli Stati Uniti si possa fare ricorso. Si ripresenta al professore, che gli dice: guardi, il problema non è cambiato, la torre è lì, questo è il barometro, adesso lei mi deve dire come misura l'altezza di questa torre. Il ragazzo dice: guardi, io non è che non abbia la soluzione, ne ho troppe. Vede, io potrei per esempio salire sulla torre con un pezzo di spago, legare il barometro, farlo calarlo fino al suolo e poi misurare questo spago. Il professore comincia di nuovo a irritarsi, dice: ma vabbè, sentiamone un'altra. Dice: ma io potrei, per esempio, questo è un metodo molto elegante, potrei in un giorno di sole appoggiare il barometro per terra, misurare l'ombra del barometro, misurare l'ombra della torre, sono due triangoli simili, conosco l'altezza del barometro e ho la possibilità di ottenere facilmente l'altezza della torre. Il professore è sempre più nervoso. Dice: non va bene. Allora dice: no, no, aspetti, ci sono altre soluzioni. Posso, per esempio, appendere questo barometro a un pezzo di corda, farlo oscillare come un pendolo, lo faccio oscillare alla base della torre, misuro il periodo, poi salgo in cima alla torre dove la gravità è un poco inferiore e troverò che oscilla un poco più lentamente. Faccio un confronto tra i due periodi di oscillazione e con qualche formula ricavo l'altezza della torre. Il professore a questo punto era incazzatissimo, non ne poteva più dire. Insomma, lei o mi dice la soluzione oppure si accomodi, perché qui c'è la coda di quelli che vogliono iscriversi a fisica. Dice: vabbè, guardi, io c'è una soluzione brutta che non sto neanche a dire, io potrei salire sulla torre riportando il barometro man mano che salgo e quando sono in cima so quanti barometri ho contato. Questo naturalmente stava veramente sconvolgendo il professore. Dice: c'è un altro modo, allora, dice, io potrei salire, distruggo di nuovo il barometro, però salgo sulla torre, lo lascio cadere e vedrò che non cade dove finiva col filo a piomo, ma cade leggermente a est, perché la terra gira, perché la cima della torre è un po' più lontana dal centro della terra, quindi il barometro quando parte ha una velocità un po' maggiore, e l'esperimento che ha fatto Guglielmini a Bologna dalla torre, no? Come sappiamo, e misurando la differenza di posizione rispetto al filo a piomo ricavo l'altezza della torre. Irritatissimo, non ne può più. Insomma, allora, o lei mi dà la soluzione di questo problema, o lei mi ha fatto perdere anche troppo tempo. Dice: guarda, io la soluzione ce l'ho, però non oso proprio dirgliela. Dice: e me la dica. Dice: io potrei andare dal custode della torre e dirgli: guardi che bel barometro, glielo regalo se lei mi dice quanto è alto.
Allora, voi capite che questa soluzione non poteva piacere al professore perché è troppo divergente, però voi avete riso un poco, perché creatività e umorismo viaggiano insieme. Io ho portato il numero di Mind che è appena uscito, è proprio dedicato all'umorismo, così come ho appena comprato questo libro di Houellebecq che è Serotonina. Questo è un romanzo, però parla, è la storia di uno che ha tanta serotonina, troppa serotonina, e questa cosa gli permette di risolvere molti problemi, ma gliene crea uno gravissimo, che non vi posso dire, perché dovete leggere il libro. Il libro però è uscito da pochi giorni, quindi anche io l'ho appena così sfogliato. Allora, creatività e umorismo spesso vanno insieme. Guardate, quando Charlie Chaplin, che vedete qui, girò Luci della città, alla prima mondiale c'erano lui medesimo, Charlie Chaplin, e c'era Einstein. L'hanno guardato insieme, i due erano amici. E alla fine della proiezione tutti si tuffano su Einstein e Chaplin per farsi il selfie, naturalmente, no? Voi direte. Beh, non proprio i selfie, insomma, gli autografi erano i selfie del tempo. E Einstein dice, ma domanda a Chaplin, ma perché tutti questi ci corrono incontro, ci assediano, vogliono il nostro autografo? E Chaplin gli ha detto, guardi, per me perché tutti mi capiscono, e per lei perché nessuno la capisce. Allora, questo, vedete che però c'è un gioco di contrapposizioni, che è esattamente un rovesciamento del punto di vista. È un modo diverso, una cosa meravigliosa che ha detto Papa Francesco è questo, l'umorismo è l'atteggiamento dell'uomo che più si avvicina alla grazia di Dio. Perché? Perché è creativo, l'umorismo è assolutamente creativo. Si può anche misurarlo, questo l'ho messa per fare un omaggio a Piero Angela. Qui vedete, durante una sessione jazz, quali parti si animano in risonanza magnetica funzionale nel cervello. E, però è importante abbassare il livello di inibizione, perché noi conosciamo troppe soluzioni congelate, cristallizzate. Misuro l'altezza della torre con la pressione atmosferica. Questa è una soluzione cristallizzata. E se noi non abbassiamo il livello di inibizione, questa soluzione emerge e cancella la creatività. Se noi dobbiamo risolvere un problema, dobbiamo abbattere. E il brainstorming abbatti il livello di inibizione. E questa è una trovata di Osborne che ha permesso, per esempio, di liberare la serendipity, cosa che qui non abbiamo il tempo di raccontare. Fermerei facendovi vedere Harold Kroto, è stato un chimico importante, premio Nobel per la scoperta della forma del fullerene, è una molecola di 60 atomi di carbonio che stanno insieme, si può chiudere una palla mettendoci 20 esagoni e 12 pentagoni, ed esiste proprio in natura questa molecola di carbonio con 60 atomi. La cosa curiosa è che due fisici teorici, Tullio Regge e Mario Rasetti, si erano immaginati questa molecola quando ancora non era stata scoperta, semplicemente facendo dei giochi geometrici tra di loro, un noioso convegno che si svolgeva a Varsavia. Ma al di là di questo, Harold Kroto è quello che ha avuto questa idea. Ma io non vi voglio raccontare del fullerene, vi voglio dire che Harold Kroto era un grande tifoso del gioco del meccano ed era estremamente contrario al gioco dell'ego. E lo era per motivi cognitivi, per motivi di sviluppo dei meccanismi cognitivi. Vedete, nell'ego, a parte che adesso c'è anche un Lego elettronico, quindi il Lego è molto cambiato, ma una volta il Lego richiedeva solo degli sforzi fisici, cioè bisognava comprimere due pezzi e quelli si saldavano. Nel meccano è un po' diverso, perché voi avete tanti buchini nei pezzi di ferro e poi delle viti e dei dadini, e dovete esercitare la vostra manina nel fare delle costruzioni che avvitano queste. Allora, lui diceva, nell'età dell'imprinting dei meccanismi cognitivi, cioè tra i 3, 4 e i 10, 12 anni, è molto importante esercitare anche i movimenti fini delle mani, perché quelli creano sinapsi. Ma non è strano, perché le mani sono un prolungamento del cervello. Non a caso l'uomo ha fatto evoluzione
la sua evoluzione perché abbiamo il pollice opponibile, perché le mani non sono per i lavori manuali, sono, le mani fanno lavori intellettuali, anche quando avvitano i bulloni, fanno lavori intellettuali. Purtroppo la nostra scuola non si ricorda mai che abbiamo le mani, questo è uno dei problemi della nostra scuola. Le mani sono importanti. E Croto diceva, questo lo trovo bellissimo, dice: io mi accorgo, quando i miei ospiti vengono a casa sua, mi accorgo di chi ha giocato con il meccano e di chi ha giocato con il Lego. Perché quelli che hanno giocato con il Lego, quando vanno in bagno mi rompono il rubinetto del lavandino, perché lo chiudono troppo. Quelli che hanno giocato con il meccano sanno dove fermarsi. Allora, vedete, questo vuol dire controllare il movimento, vuol dire che la mano è intelligente, la mano non rompe il rubinetto. E questo signore, che è una medaglia Fields e un grande matematico, Cédric Villani, questo è venuto a una cosa che io faccio a Torino da 33 anni, che si chiama Giovedì Scienza, è venuto a spiegare come ha preso la medaglia Fields e come esercita la creatività matematica. Allora io avevo il privilegio di essere sul palcoscenico, ce l'avevo seduto accanto, e vedevo che Cédric Villani, che tra l'altro adesso credo sia anche un consigliere del presidente della Repubblica francese, e credo che questa sia stata una delle sue poche scelte intelligenti. Non so se Villani lo sia ancora, perché può darsi che se ne sia andato lui, ma insomma, fatto sta che Cédric Villani spiegava molto i suoi ragionamenti matematici usando molto le mani. Solo che io ero lì e a un certo punto ho visto che si è tolto le scarpe e ha cominciato a gesticolare anche con i piedi. E mi sono ricordato che le scimmie hanno i piedi prensili, quindi anche i piedi sono un prolungamento del cervello. Quando bolle balla, sta usando l'intelligenza motoria, che è un'intelligenza nobile, esattamente come l'intelligenza letteraria, l'intelligenza musicale, l'intelligenza empatica, perché esiste un'intelligenza emotiva, quei 9 tipi di intelligenza che abbiamo visti prima. Quindi basta, adesso io direi, ne ho dette abbastanza, vi voglio far vedere questo signore, perché questo ha scritto un libro per dire che anche in tarda età si può essere creativi, e Angela lo sa, e vi lascerei con questa citazione, che è un po' legata alle cose che abbiamo detto, soprattutto al bagno e al letto, perché bisogna anche divertirsi, ed è il divertimento che produce la dopamina e che la richiede, ed è la dopamina che è creativa. Grazie. Che dire, sei stato... Ma potevamo stare altri 10 minuti ad ascoltarti, a dire la verità. Sei andato via veloce su quelle slide. Forse c'è qualche domanda. Vediamo. Ah sì, penso di sì. Io ne ho sicuramente 5 o 6. La prima è capire subito se, insomma, c'è il weekend. Volevo capire se potevi darci un po' di serotonina. Sai che avremmo bisogno. Come si allena questa cosa? Non posso prescriverla, ma sì, il farmaco si chiama paroxetina. Ecco. Non posso prescriverla perché non sono medico. Vedi che tra una scemenza e l'altra, perché una delle cose che volevo chiedere all'inizio è: quanti mancini ci sono in sala, no? Per capire questa cosa dell'emisfero destro e sinistra. E ovviamente è molto interessante. I mancini sono un caso interessantissimo, sì. Perché, parla bene che sono mancino, eh? Ma io sono molto lieto che tu lo sia, perché... Io, esiste un libro, tra l'altro, proprio dedicato a voi mancini, e risulta, dunque abbiamo parlato di pensiero fluido, voi avete i due emisferi più interconnessi di noi destrimani, e quindi di solito siete più intelligenti, avete più pensiero fluido e più pensiero creativo di noi che invece siamo convenzionali e abbiamo i due emisferi, perché i due emisferi sono collegati da una cosa che si chiama corpo calloso. Il corpo calloso è costituito da 300 milioni di fibre nervose che interconnettono, a 300 milioni, un numero piccolissimo rispetto a 100 miliardi di neuroni. Quindi avere più corpo calloso con più fibre è meglio che averne meno, e voi ne avete di più. E quindi... Quanti siamo, sti mancini, sulle mani? Ma è buona percentuale, dai, pochi, pochissimi, ma siamo quelli creativi, giusto? Facciamoci il nostro applauso, solo per noi. Credo che siate il 2% della popolazione. Beh, guarda, siamo 2,5% orgogliosi di esserlo, ci mancano, certo, un po' di strumenti. Certo. Una domanda sui libri, perché chiaramente esiste di tutto e di più, no? Cioè, tutti i libri di De Bono, eccetera, eccetera. Che cosa consiglieresti per i ragazzi, al di là di leggersi tutti i libri di Munari? Anche i libri di Munari, assolutamente sì. Guardate che i libri di Munari
e sono editi da Einaudi, li ha ripubblicati recentemente. Eh sì. E sono una lezione di creatività. Creatività come mestiere, da cosa nasce cosa. Escono fuori le mani anche lì, no? E poi Munari aveva anche un senso sociale, perché quando io mi sono sposato nel lontano 72, i soldi non erano molti, neanche adesso, ma allora erano di meno. E Munari aveva disegnato dei bellissimi lampadari che costavano 2.500 lire. Si vendevano piegati in pacchettini sottili, credo, qualcosa sì. del genere. Poi arrivavi a casa, tiravi questi due fili di ferro... Tiravi su. E tiravi. Una cosa stupenda, straordinaria. Io ho ancora di questi lampadari a casa, non sono costati nulla, sono belli, perché non è vero che il bello è per forza caro, qualche volta sì, qualche volta no. E Munari ha saputo fare il bello per tutti. E quell'epoca lì di creatività dei nostri designer, io penso a Munari, ma penso a De Lucchi, penso a Sozzas, a Ettore Sozzas. Ettore Sozzas, il nostro. Penso a Pesce, a Gaetano Pesce. Cioè noi abbiamo avuto una stagione di creatività di design. Tu sei un designer. Sono un designer, sì. Ecco, quindi tu questi li ho conosci. Ho fatto la domanda giusta, questi no? Questi li conosci. No, hai fatto la domanda sulle cose su cui sei letti, preparato. Gli ho letti, abbi pazienza. E pensavi di non trovarmi preparato. Ma infatti, guarda, ecco. Che mi sembra un muro di gomma questa conversazione. Ecco, allora, noi abbiamo avuto un'epoca di creatività nel design, Armando Testa, sì. Armando Testa. E lasciatemi dire Bruno Bozzetto, che ha fatto tutte le animazioni di Quark e di Super Quark. Cioè Bruno Bozzetto è di una creatività straordinaria e nello stesso tempo è di un'estrema modestia. Vogliamo parlare di Cavandoli, non lo so. Vogliamo parlare, certo, ma certo, perché no, e così via. Va bene. Senti Piero, dai, qua ci sono un sacco di ragazzi, perché in fin dei conti parlare di futuro non è cosa semplice. Ci sarebbe bisogno di... Piero Angela, mi suggeriva le risposte. Ah, infatti prima di... Ma anche di prima, sai, mi faceva dei segni. No, stavo dicendo che sentire te è molto stimolante, però loro immagino che il futuro... facciano fatica ad immaginarselo, nel senso, cioè uno dice oh, mi piacerebbe fare questo, questo e quell'altro, poi in realtà la vita è fatta di venti che arrivano a destra e a sinistra e bisogna prendere una strada. C'è una parola chiave che è flessibilità, quindi adattarsi alla situazione, e la flessibilità è una componente della creatività sicuramente, ma anche dell'intelligenza. E poi c'è un altro fattore che voi non dovete pensare di, perché era così una volta ai miei tempi, di incominciare una professione e di farla fino alla fine della vostra vita. Non sarà così, cambierete professione quasi ogni anno, purtroppo anche il contratto. Eh sì, se mai verrà. Però diciamo che non bisogna imparare una cosa, bisogna imparare a imparare. Cioè bisogna avere un metodo di apprendimento flessibile che si possa applicare a qualsiasi tipo di conoscenza, perché la conoscenza che è utile oggi sarà inutile domani e ce ne sarà bisogno di un'altra, ci sarà bisogno di un'altra conoscenza che voi prenderete e farete vostra se avete un metodo per imparare a imparare. Quindi direi che questa è la metaconoscenza, non la conoscenza che serve. Lo dico a quelli che hanno fatto il greco. Ragazzi, ci sono delle domande in sala? Oh, bravo, un applauso per chi ha una bella domanda. Vediamo, fai tu. Ci dici anche il tuo nome e di dove sei, così ti veniamo a cercare. Sono Paolo e faccio gli artigianelli qua a Trento. Un creativo. Mani allora, no? Sì, sì. Lei ha parlato di... conoscere, proprio in questa domanda, e quindi imparare a imparare. Qual è il suo metodo per imparare? Come fa lei? Beh, innanzitutto uno impara a imparare essendo curioso. Quindi la prima regola per imparare a imparare è essere curiosi e considerare tutto come una scoperta. Anche le cose che uno crede di conoscere, non le conosci, devi ritornarci sopra, rivederle da un altro punto di vista. Trovarla la stessa cosa in situazioni diverse. Un bastone è una cosa in montagna quando uno deve scalare, è un'altra cosa quando uno deve buttare giù delle noci, è un'altra cosa quando uno deve picchiare uno che ti sta salendo. È sempre un bastone, però lo usi in un modo diverso da volta a volta. Quindi imparare a imparare vuol dire questo, vuol dire vedere le cose ma non sclerotizzate, come qualcosa di
continuamente cangiante a seconda di come io voglio cambiare quelle cose, ricordandoti che sei tu l'artefice, e intorno hai dei condizionamenti, ma questi condizionamenti sono un po' come quando uno scrive i sonetti. Tu devi scrivere 14 endecasillabi, cioè 14 righe di 11 sillabe. Queste 11 sillabe devono essere appunto in 14 righe, di cui due sono quartine a rima baciata, incrociata, due sono terzine a rima. Tutti vincoli, tu intorno sei pieno di vincoli. La tua età, la tua famiglia, la tua scuola, i tuoi amici, il tuo ambiente, sono tutti vincoli. Però di questi vincoli tu puoi fare gli strumenti della tua realizzazione. E quindi il trasformare i vincoli in potenziali fattori di successo. Alla fine un sonetto è bello perché è un groviglio di vincoli, che però sono stati addomesticati. Ti ha risposto? Sì. Non potevi dire di no. Qualcun altro? Grazie. Ok, allora io ti chiederei di darci una tua opinione del futuro, perché abbiamo bisogno di speranza, caro Piero. Loro sono la nostra speranza. Non ti do ovviamente lo strumento dei laboratori di FBK, dacci una tua... Però questo qui non provalo, vale. Ma non girarlo come nella tua slide, hai visto che abbiamo proprio beccato giusto. È pessimo. È tremendo, perché l'ho chiesto su Amazon in 5,90 euro con Prime, è arrivato il giorno dopo, per questo sketch fantastico. Però direi che 5 euro se li guadagnate. Il solito paraculo, me lo diceva mia nonna, Va bene. Dunque, la domanda era sul futuro. Sì, certo, se una tua opinione del futuro, come lo vedi? Io vi rispondo con una battuta di Woody Allen, che io sono molto interessato al futuro, perché conto di passarci la maggior parte della mia vita. Signore e signori, Piero Bianucci. Ragazzi, allora, buona la prima. A questo punto noi ci congediamo, ci vediamo tra 2 settimane, se non dico male, ora non ricordo la data precisa, mi sembra il 30-31, 31, corretto. Grazie, e fateci sentire ancora un bel applauso, e ci vediamo alla prossima. Buona serata e buon weekend. Ciao. Allora, un saluto a Piero. Datemi ancora un momento in sonoro. Ciao a Piero Angela, grazie Piero, grazie, ciao. Grazie Piero.